che va più. Seconda parte! Scusatemi, stavo parlando! Scusatemi! Seconda parte! E adesso è tornato. Basta, abbiamo capito che è la seconda parte. Sì, su. Seconda parte. È tornato un nostro amico. Tu e tu sì, è tornato un nostro amico. Sì, dimmi. Ernie. Oh, e cosa avranno fatto Ernie? Tu non lo conosci Ernie? Ah, non hai avuto l'onore di conoscere Ernie? Ernie il vespino magico? Sì. È l'uomo, guardalo, che subisce più candid camera al mondo. Esatto, adesso questo. Ah, sì, il nostro l'altra volta. Il nostro caro amico Ernie. Esatto. Caro amico Ernie. Ah, sì, te vuole un po' di coca. Chi vuole un po' di coca? Io in effetti c'ho un po' di coca. Eccolo! Lamento! Madonna santa! Esatto! Gli hanno messo le Mentos nella coca. E te lo spiegano perché ti spiegano anche il meccanismo. Sì, fanno tutto, vedi? Devi avere un martello. Io adesso sono in silenzio perché me la sto studiando seriamente sta cosa. No, più che altro perché no, ti ecco, noi l'abbiamo provata, sta cosa non c'è mai venuta. Sì, ma vuoi un po' di coca? Idioti. Dai, cazzo. Ho capito come fanno. Meccanismi. Sì, sì. Mettono il filo tra la persona. È bello che Roby ci prova da anni, ma non ci riesce. Non ce l'ha ancora fatta. Povero Roby. Quante bottiglie abbiamo buttato via? Te? Sì. Anche io e te. La Coca-Cola con noi sa. Si rifiuta. Ma è un genio. Ovviamente Ernie non si è accorto della Mentos che galleggia mezz'aria nella bottiglia. No, no, ma è perché è stupido Ernie, sennò il bello è qui. Madonna, disperatissimo. Partita la bestemmia. Dica, questa qua è una cosa che ti farò, Simo, preparati. Va bene. Incazzatissimo. Povero Ernie. E tornano loro, i nostri amici cinesi. Oh, come cazzo sono vestiti. Questa volta prendono per il culo proprio i cinesi. Loro stessi. Loro stessi. Finalmente si prendono per il culo. Io mi chiedo veramente come faccio ad avere una faccia del genere. Non c'è il proprietario della stanza dietro oggi, eh? No, cioè, però c'è il proprietario del costume da dietro. Oggi sono proprio in maschera, sono belli, capito? Sì, sono folcloristici. Sono folcloristici. E non sanno le parole. No. Cioè, le parole delle altre canzoni sapevano. Qua, no. Delle loro canzoni non le non sanno. Non le sanno. Com'è sto fatto? Non lo so. Perché questo è un po' come se fosse l'albano cinese, insomma. Però è femminile. Io me ne vado, ciao. Me ne vado. No, veramente. Sai cosa? Secondo me il proprietario fa parte del costume di quello dietro. Esatto. È stato inglobato. Sì, sì. L'hanno perso. Ha provato ad entrare in camera, il costume l'ha inglobato. Ma quello con le narici grosse, che cazzo si è infilato dentro? Un reattore. Bellissimo. No, ma lo stereo ce l'ha lui nelle narici. Perché pensate che sono seguiti anche. E ora passiamo a questa segnalazione di gente che si schianta. Ma te l'ho mandato io questo. No. Te l'avevo mandato ecco, io. No. Così, per sport. E c'è gente che lo imita. Ah, c'è anche gente che lo imita. Certo. Cazzo, sono dei geni. E il bello è quello. Su internet, proprio i cervelli. PAM! E non è l'unico. Io sono allibito, sono senza parole. Quanti ce ne sono? Ce n'è un altro anche. Invece di imitare gente seria. Secondo me questo. Ma qual è il reggiseno? È quella di prima, ah, già. C'è il tizio di là. Sì, esatto. Adesso parte il bambino, a 40 all'ora. Quella legge il giornale tranquilla. Sì, sì. Ma... Pam. E lei? Lei tranquilla. Che sei? Ritorna a leggere. Il cazzo totalmente. Sì, quello però ha lasciato le sopracciglia sul muro. Imitano Spider-Man. E adesso... Ancora. Sì, cioè ormai... E adesso la nostra mascotte ha fatto faville. Quante cazzo ne abbiamo? Ha fatto faville perché c'è gente che imita la nostra mascotte, anche animali. Questo è il nemico però. È il nemico, sì, infatti. E anche loro. Oh mio Dio. Ma sono italiani. Ah, ma non lo conosco. Secondo me sono italiani. Sono tornati loro, i nostri amici della libreria. So. Mega Shack. E questa volta. Grandi palle. Palloni. Palloncioni. Ti sei dimenticato dell'inglese, basta, non lo sai più. Lo so per una puntata. La punizione sta nel mettere un palloncino sotto la maglietta e gonfiarlo all'infinito finché non esplode. Ah, grande. E tocca di nuovo al Negroni. Non dire Negroni, scorretto. Grande Shaq. Shaq. Sì, ma lui è già grande, non si vede neanche il pallone, scusa. Dai Morgan. Si picchia da solo, si è rotto il tempo. Era quella la punizione. Dai, ma cos'è che ci sarà di terribile in un palloncino gonfiato sotto? Ma io non ci credo che non. Perché hanno... si caga in mano. Non li hanno cacciati dalla casa. No, 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 no. Nel senso che c'ha paura, ma perché si spaventa. Si fa male. Cioè, uno così ha paura di un palloncino. Vabbè, ma. Cioè, guarda. Ha paura. Quanti mesi sono? Non so. 5, 6, 7, 9. Ma il palloncino gliel'ha messo dentro lo stomaco? 12 mesi. I gesti che fa sembra. È un bambino, alien. Non ce la fa più, vuole uscire. È un alien. Poverino. Che cazzo hai ammesso? Una mongolfiera. Ah! Ma la cosa bella è che uno si è accorto dell'esistenza di quelli. La cosa bella è che loro si sono spaventati, ma quelli dietro non hanno fatto una piega. Niente, si sono alzati a assolutamente niente. Soprattutto il direttore della biblioteca. E tornano! Io me ne vado. Ciao, ciao. Ci sono. Ciao. È la prima volta questa. Ah, ecco, non torno da nessuna parte. È Bonolis da piccolo. Esatto. Sono due coglioni.
che cantano. Ma guarda, non me ne fanno raccordo. Finta di cantare. Cazzo che momento. Guarda che... Soprattutto guardate quello dietro, perché fa dei certi movimenti. Ma secondo me c'ha degli elettrodi attaccati da qualche parte. No, un attacco epilettico. Cioè, guarda che faccia che fa. E a parte che odio questa rana. Sì, sì. Madonna. Meno male che è scomparsa, perché se secondo me era il loro così in origine la rana, poi l'hanno copiata. Sì, esatto. Ah, brutta, era loro. Guardate che faccia c'ha sto qua. Ma che bruttezza. È orribile. io ho paura, si vuol stringermi forte. Piccoli nerd crescono. Esatto. Quelli tamarri crescono. No, questi sono nerd. Guarda, questi sono nerd, eh. Ah, si noi sono nerd, in effetti sì. Noi amiamo i nerd perché ci seguono. Ci seguono. Fa anche la scala, seguono. Attenzione. Sì, non è capace. Quello dietro intanto si lancia dalla parte. Ma devi cadere nella scala. Ma no. Guarda, guarda. Fa il playback. Attenzione. Il pezzo più pregno. Esatto. No, chiudi sto programma. Quello dietro è schifato. Mi rifiuto di andare avanti. Ma che faccio che fa? Ci abbiamo la stessa espressione noi, credetemi. A parte che a 5 anni è alto 1,90 m. Meno male che è finito. Si vede che sono nerd perché non si sa muovere. Basta, sono distrutto. E adesso passiamo di nuovo ai nostri amici vogliono. Giapponesi. Ma sempre di nuovo. Che fanno sempre i stessi video. Sì, perché infatti. Abbiamo sempre gente giapponese. Questa signora o ragazza. Sì, ha delle tette. Sì, ha delle tette, le abbiamo viste. E questo c'ha due occhi così. Praticamente riesce a fare le pernacchiette. Anch'io riesco. Ma che schifo. Eccitante. Ed è questa, è famosa per fare le pernacchiette qui. Perché l'hanno oscurata? Non lo so. Ma oscurate quello dietro che è malupato. Ma che faccia che fa? Fai una cagata del genere e fai vedere anche la faccia. Secondo me sta scorreggiando dal culo. Lei sì, può essere. Sono le tette, sono le tette. Abbiamo la prova che sono le tette, perché adesso farà una bolla. Non ci credo. Fa le bolle con le tette, signori. Attenzione. Tanto sarà cazzo c'è la guarda le bollicine. Guarda. Olè. Cazzo, si vanta. Posso dire una cosa un po' scorretta? Guarda, guarda come. È politicamente scorretta. È molto scorretta, non ve la dico. Passiamo a Cupido. Alla faccia del Cupido. Che ammazza un po' tutti, però. Porca Giuda. È alle prime armi. Non è Cupido. Porco cane. Legnate. Che Robin Hood. Non è molto abile. Aia, che male deve fare. L'amore sì, fa male. Sì. Gli hanno spiegato che le frecce non devono usare quelle vere. Infatti. La bambina che. Ma no! Ma no! Ma cioè, la cosa al cuore, eh? È vero, però, questo è la. No, ma nel culo gli devo arrivare. È la testimonianza che l'amore fa male. Sì, ma anche vedere cose del genere fa male. Poi è salito il colesterolo. Questo è il cupido più grasso della terra. Devo farlo anch'io. Ma è contento. Secondo me lui vuole col porco cane. Lui vuole. È proprio che la gente muore in modo male. Ah, che male! Lo salutava, poverino. Ah. Le scale nel college. Lui tranquillo che. Ma si le lancia a caso, chi becca becca. Sì, chi è? Boom. Cioè, ci topo, fai gli scherzoni. Mamma mia. E il cane però non ha fatto la piega. Sì, ma quanti ne ha battuti? Abbiamo la stima. Si guarda in giro. Ma secondo me fa parte e se la ride. Fa parte dell'eta o cose del genere. Io voglio diventare Cupido. Attenzione, perché questa Candid è pazzesca. È pazzesca. Già che è giapponese. E soprattutto perché è giapponese. Ho paura. Sta puntata a solo video giapponese. Ci fai caso. Praticamente questo tassista è pazzo. Hanno un gruppo di ragazzi ha buttato il suo amico nel tasso. Ma guarda che la stessa Candid che hanno fatto qua. Candid. Che hanno fatto qua in Italia con non mi ricordo chi. Con Faletti. Copiamo le cose allora. O ci hanno copiato loro. Non so, mi sembra una puntata dell'84. Sì, sì, allora, allora abbiamo copiato. Noi abbiamo solo video nuovi. Sì, no, infatti. Old. No, te lo giuro, è uguale. Ma fin qui. Oh mio Dio, ma attenzione, sì, è identica, è la è un fottuto genere. Se trovi la stessa Candy è uguale identica. Questa cosa sta fregando tutte le regioni possibili. Soprattutto il bello è vedere lui, perché fa certe facce spaventose. Ma io vorrei vedere bene, guarda, buono. Cioè, guarda che facce fa. Sfonda il cancello. È uguale una specie di perde la portiera. Ma questo è pericolosissimo, cioè. Perde la portiera. Vabbè, ma sono giapponesi, sono di gomma, non si fanno sì, niente. Infatti. I giapponesi se non rischiano la propria vita non sono contenti. E vabbè, poi trovi un campo minato. E Ale, e che cos'è? Sì, guarda quello dietro. È traumatizzato, non sarà più su un taxi in tutta la sua vita. Non sa più cosa fare. Per i taxi si mette a piangere e si inginocchia. Ecco, i giapponesi esagerano sempre perché aggiungono le bombe. Esatto. A un certo punto c'è una bomba c'è nel taxi. C'è anche il cappotto. Cioè, si è ribaltata la macchina e guardate lui. Ecco, loro sono più cattivi. Lui spaventatissimo. È entrato in catalessa. Non è un e il tassista immagine. Gli chiede di pagare. Non è un fermo immagine. No. Sì. E lui pagherà. Ma 660 yen. E lui ferma. Secondo me paga, vuoi vedere? Vedi? 660 è rimasto in catalessa. E lui dice, ma cos'è?
È finita la puntata. Ma è durata pochissimo. È sembrato così. Simo, ma fai schifo. Non è vero, è giusta. Ma voci cosa? Sono bravo. Dai, sono Robby. Dai, sono Robby. Ti odio, regista di merda. Regista di merda. No. Non devi pensare ai video, non devi venire qua a parlare. Tu c'era scritto Robby. E vabbè, adesso ci tocca rifare il pezzo. Basta, addio, addio. Se questa è dignità lavorativa, io me ne vado. Non andate più a vedere il sito perché è un coglione. Esatto, è un ciccione di merda. Ma no, bisogna rifare il Babbo. Adesso dobbiamo registrare. Stai zitto, basta. Ciao. Va bene così, me ne vado. Sono offeso. Coglione. La mia dignità non c'è più. Ma no, c'è. Ti odio. Ciao. Dobbiamo registrare di nuovo. Ma va. Avete detto Robby Robby, non doveva esserci scritto Robby. Ma sì, ma va bene, lascialo lì. Ma sì, lì. È bello, che se ne frega. O al massimo tagli. Ma vabbè, scrivo Robby che non c'è. aggiungi Robby che non c'è.